Blade Runner è un film del 1982 diretto da Ridley Scott con Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young e Edward James Olmos. Tratto da Two Androids, Dream of Electric Sheep di Philip Kindred Dick, la pellicola è un punto di riferimento per il genere fantascientifico nonostante una produzione travagliata e un successo ottenuto solo molto tempo dopo la prima deludente uscita nelle sale cinematografiche. Nel 2019 i replicanti, androidi senzienti usati come schiavi nelle colonie extraterrestri, si sono ribellati facendo ritorno sulla Terra. L'ex agente Rick Deckard accetta suo malgrado di dare la caccia a quattro di essi, nascosti a Los Angeles, per eliminarli. Quando nel 1968 Philip Dick pubblicò il romanzo Il cacciatore di androidi, arrivarono allo scrittore numerose proposte per acquisire i diritti cinematografici. Già nel 1969 Martin Scorsese dimostrò un certo interessamento, ma fu Herb Jaffe a farli propri nella speranza che il figlio Robert sviluppasse uno script gradito agli studios e allo stesso Dick, un personaggio dal carattere piuttosto ruvido. Il risultato non fu dei migliori quando Jaffe volò in California per incontrare Dick e conoscere il suo parere riguardo lo script che gli aveva inviato. Quest'ultimo lo accolse con uno sguardo truce, chiedendogli se preferiva essere preso a calci in bocca subito là dentro l'aeroporto oppure una volta arrivati a casa. La situazione rimase bloccata fino al 1977, quando i diritti di Jaffe scaddero e Hampton Fancher riuscì ad acquisirli insieme a Brian Kelly, l'attore di Flipper, divenuto produttore. Con la film Waste Pictures pronta a sborsare 9 milioni di dollari e Robert Mulligan alla direzione, dopo il rifiuto di Ridley Scott che preferì sviluppare Dune, Fancher scrisse diversi script di un film che vedeva Robert Mitchum nei panni del protagonista. Ma anche il lavoro di Fancher, come quello del predecessore, non entusiasmò Dick. Le sue proteste, unite all'addio di Mulligan, portarono a un breve iato interrotto quando al progetto si associò il produttore Michael Dealy, che oltre ad avere buoni rapporti con la Warner Bros., conosceva Ridley Scott. Il regista stava attraversando un momento difficile. Scelto da Dino De Laurentiis per dirigere Dune, Scott, dopo 7 mesi, era in pieno stallo creativo e la morte del fratello maggiore Frank gli aveva tolto le forze necessarie a sviluppare quel progetto, portato poi a termine da David Lynch, molti anni dopo. Dealy convinse all'inizio del 1980 Scott a dirigere Blade Runner grazie alla promessa di portare il budget a 15 milioni di dollari. Scott ingaggiò David Webb Peoples per riscrivere la sceneggiatura, incrinando il rapporto con Fancher che si defilò per poi tornare e contribuire alla stesura finale. Numerosi attori vennero considerati, tra cui Tommy Lee Jones, Gene Hackman, Clint Eastwood e Arnold Schwarzenegger, ma la scelta ricadde su Dustin Hoffman. L'affinità con Scott non durò granché e infatti, dopo un paio di mesi di tira e molla, i due si mandarono cordialmente a quel paese. Harrison Ford ottenne infine il ruolo grazie sia al successo ottenuto recentemente con I Predatori dell'Arca Perduta, sia per la sua voglia di confrontarsi con un ruolo drammatico e più profondo. Scott, che lo aveva ammirato nei film di Paul Verhoeven, offrì il ruolo di Roy Barry a Rutger Hauer senza neppure incontrarlo. La scelta si rivelerà perfetta perché l'attore olandese realizzerà il personaggio in modo così profondo da oscurare, come già avvenuto in Night Hawks, il protagonista. Per i ruoli femminili, dopo un casting estenuante, vennero ingaggiate due attrici pressoché sconosciute, Sean Young nella parte di Rachel, anche se Dick avrebbe preferito Victoria Principal, ed Eri Lanna in quella di Pris, dopo il rifiuto, rimpianto amaramente, di Debbie Harry, la cantante dei Blondie. Il cast venne completato, oltre che da Edward James Olmos e dal cereo Joe Torkel, da una schiera di bravi caratteristi per i quali Blade Runner rappresenterà il culmine della carriera. Per comporre la sua visione di futuro, Scott, come aveva fatto per Alien, di cui vennero riciclati alcuni elementi scenografici, attinse da una miriade di suggestioni provocate dalle pagine di Metal Hurlant, specie le illustrazioni di Mebius, dalle opere di Edward Hopper, dall'architettura futurista di Antonio Santelia, fino a Metropolis, affidando al concept artist Sid Mead il compito di riassumerle in quello che sarebbe divenuto un eccezionale affresco futuristico accompagnato dalle musiche evocative di Vangelis. Gli effetti speciali, eseguiti senza l'ausilio della computer grafica, sono ancora oggi considerati eccezionali dagli operatori del settore. Oltre all'uso di modelli e sfondi mirabilmente dipinti, molte riprese furono soggette a numerosi trattamenti fotografici per raggiungere gli effetti desiderati. I computer furono necessari per manovrare da remoto le cineprese, garantendo una fluidità efficace. Costretta ad alcune scelte sbagliate a dover decidere se produrre il nuovo film di De Palma o quello di Scott, la Filmways decise di fare all-in sul primo
pur avendo già speso 2,5 milioni nella pre-produzione del secondo. Dili non si abbatté e riuscì in pochi giorni ad assicurarsi la copertura finanziaria più un cospicuo aumento del budget, grazie ad una joint venture tra Ladd Company, fratelli Shaw, e la tandem di Bud Yorkin e Jerry Perenchio. Inizialmente accolti come salvatori, questi ultimi si trasformeranno nei principali responsabili della lunga e travagliata post-produzione del film. Le riprese si svolsero in 3 differenti momenti tra il marzo e l'ottobre del 1981. Dentro e fuori dal set ci furono momenti di forte tensione che videro da una parte Scott e dall'altra prima la crew, poi gli attori e infine i produttori, scontenti del lavoro proposto da regista. La visione di prova nel marzo del 1982 infatti non colpì favorevolmente il pubblico, che lamentava di non aver capito granché della trama, la lentezza del passo e l'assenza di un lieto fine. Vennero fatti fuori, seppur temporaneamente, sia Dili che Scott, e il controllo del film passò nelle mani di Yorkin e Perenchio, che decisero di apportare alcuni sostanziali cambiamenti rispetto alla work print presentata da regista. Blade Runner, con l'aggiunta di un voice-over introduttivo imposto a Ford, è terminato con un finale lieto e composto, peraltro, con l'ausilio di alcune riprese scartate da Kubrick per Shining, uscì nelle sale il 25 giugno 1982. Le aspettative però andarono deluse. Nell'estate dominata da E.T. l'extraterrestre, a Blade Runner non restarono che le briciole, da dividere peraltro con La cosa di John Carpenter. La critica americana, pur apprezzando l'impianto e la visione futuristica, bollò il film come lento, confuso e disordinato. In Europa andò meglio, ma pur rientrando dei soldi spesi, l'uscita nei cinema dell'opera di Scott fu considerata deludente. Vediamo ora qualche curiosità su Blade Runner. Del film esistono ben 7 versioni, oltre alla già citata work print, l'anteprima di San Diego, le 2 versioni cinematografiche e la televisiva. Nel 1992 prima uscita una director's cut e nel 2007 una final cut, che Scott ritiene l'unica davvero sua. Essendo queste ultime versioni sostanzialmente diverse da quelle uscite al cinema, si è creato un enorme problema di riconoscimento del film, perché se è vero che l'ultima è la versione più completa da un punto di vista autoriale, è vero anche che per 10 anni il pubblico ha visto e reso cult un film diverso. Perché nelle versioni uscite al cinema nel 1982 e viste in TV e videocassetta nei 10 anni successivi è presente il lieto fine di cui si è già parlato, ma è assente la parte fondamentale che mostra Deckard sognare ad occhi aperti un unicorno. Tale scena spiega la reale natura del protagonista e chiarisce il ruolo e il comportamento di Gaff, altrimenti indecifrabile. La scena dell'unicorno è inserita sia in quella che impropriamente è definita Director's Cut, perché non se ne occupò personalmente Scott, sia nella Final, l'unica su cui il regista britannico ha avuto il controllo completo. Il film avrebbe dovuto intitolarsi prima come l'opera di Dick, poi Android, poi Meccanismo e infine Dangerous Days. A tirare fuori il titolo di Blade Runner ci pensò Hampton Fancher, che lo propose dopo aver letto un trattamento cinematografico scritto da William Burroughs sulla base del romanzo The Blade Runner di Alan Nourse, pubblicato in Italia nel 1981 nella collana Urania, con il titolo Medi Corriere. Scott comprò i diritti per sfruttare il titolo, ma non la storia di questo romanzo, che è incentrato sul mercato nero dell'assistenza sanitaria. La lavorazione del film fu un vero e proprio delirio, con lotte intestine, faide, proposte indecenti e cattiverie all'ordine del giorno. Gli stracci cominciarono a volare molto presto, perché Scott, alla sua prima esperienza su un set americano, fece fatica ad adattarsi alle regole corporative di Hollywood. Certo, il suo maniacale perfezionismo non aiutava. Il regista pretese spesso di apportare, all'ultimo momento, modifiche di tutti i tipi, dalle luci alle scenografie, fino alle battute. Molti attrezzisti, esasperati da questo atteggiamento, cominciarono a chiamare il film Blade Runner. La situazione finì a schifio quando il regista rilasciò un'intervista dichiarando la sua insoddisfazione sul set del film, perché abituato a lavorare con professionisti, ossia gente pronta a scattare sull'attenti ed eseguire i suoi ordini al grido di sì signore. Il make-up supervisor lesse l'intervista e andò su tutte le furie. Il giorno dopo, insieme a molti colleghi, si presentò sul set con una maglietta poco equivocabile che recitava: «Sì signore, sto cazzo!». Da quel momento partì quella che è nota come la guerra delle magliette, con Scott e i suoi fedelissimi che sfoggiavano t-shirt che invitavano ad avere più rispetto per l'autore di Alien. Ma se il regista, anche grazie ad un sapiente uso dei licenziamenti di massa, riuscì a normalizzare il rapporto con la crew,
non riuscì a fare altrettanto con gli attori, con cui ci furono continue discussioni, specie sullo script e lo svolgimento della trama. Harrison Ford, già frustrato dalla bravura dell'antagonista olandese, era infastidito dal fatto di non avere sufficienti indicazioni da parte del regista su come sviluppare il proprio personaggio, tanto problematico quanto inconsistente. Scott pensava in tal modo di aiutare Ford a rendere Deckard ancora più ambiguo e dunque efficace, ma il risultato non fu dei migliori. I due litigarono spesso e l'attore, per anni, ha preferito non parlare del film. Sean Young rivelò di aver irrimediabilmente compromesso il suo rapporto col regista dopo essersi rifiutata di uscire con lui. Scott, per ripicca, pretese che la scena d'amore con Ford fosse più violenta e cruda. Infine, a Emmett Walsh, che non fumava, il regista chiese continuamente di farlo per rendere il suo personaggio più torvo, ma avendolo costretto a rigirare le sue scene anche 10 volte, l'attore a un certo punto confidò a un amico che voleva appendere Scott al soffitto per le palle. Tali episodi si riflessero ovviamente sulle riprese e conseguentemente sui costi, tanto che il budget lievitò, portando ai problemi di post-produzione di cui si è già parlato. Il film si distanzia in modo sostanziale dal romanzo ambientato a San Francisco e nel 1992, nel quale gli androidi ribelli non sono chiamati replicanti, ma al massimo Andis. Il termine replicante fu suggerito a Peoples dalla figlia che studiava microbiologia. Nel film mancano poi i riferimenti alla guerra mondiale finale, che avrebbe reso il pianeta quasi disabitato anziché sovrappopolato, come appare nel film, e alla religione mercerista. Nel libro, inoltre, Deckard è un essere umano, mentre Scott ha più volte dichiarato che in realtà è un replicante. Ford, invece, ha sempre sostenuto di aver interpretato un essere umano e non un robot. La questione è tuttora controversa e legata, ovviamente, alle differenti versioni del film. E a proposito di questioni controverse, lo script finale prevedeva 6 replicanti fuggiti sulla Terra, 5 dei quali ancora da eliminare, come del resto avverte Bryant nella versione cinematografica. L'androide in questione, di nome Mary, doveva essere interpretato da Stacy Nelkin. Il personaggio però venne fatto fuori a causa del protrarsi delle riprese e del budget ormai ampiamente sforato. Il fatto curioso è che, pur avendo girato la frase corretta, che infatti è presente già nella versione di prova, in quella cinematografica la discrepanza venne mantenuta. La Director's Cut e la Final Cut hanno nuovamente corretto la scena. Un'altra sottotrama molto suggestiva, presente in numerose versioni della sceneggiatura, vedeva nel Tyrell ucciso da Bari un androide costruito appositamente per prendere il posto del Tyrell umano, morto da anni e tumulato segretamente in un sarcofago al centro della sua piramide per evitare il deprezzamento delle azioni della omonima compagnia. I problemi produttivi, di cui si è già ampiamente parlato, costrinsero Scott, che aveva disegnato anche lo storyboard di tale scena, a cancellarla. La vulgata, secondo cui Rutger Hauer avrebbe improvvisato il suo monologo finale, non è esatta perché l'attore apportò modifica alla sceneggiatura la sera precedente le riprese, eliminando dallo script alcune parti che gli sembravano troppo tecniche e incomprensibili per il pubblico e integrando alcune battute, tra cui saranno perse nel tempo come lacrime nella pioggia, eccetera. Scott non sapeva dell'iniziativa, ma terminata la ripresa, vide la commozione negli occhi di alcuni membri della crew, finendo per applaudire insieme a loro la straordinaria performance dell'attore olandese. La morte di Hauer nel 2019 ha portato i fan suoi e della pellicola a farla fatalmente coincidere con quella del suo personaggio più celebre. Per quanto romantica e suggestiva, questa corrispondenza è però falsa, perché anche se i fatti narrati dal film cominciano nel 2019, la morte di Roy Bari avviene l'8 gennaio del 2020, 4 anni dopo la data della sua creazione, chiaramente indicata a inizio film. Poco dopo la fine delle riprese, tra le tante rimostranze, venne fatto notare a Scott che Deckard era un investigatore da divano, le cui indagini, cioè, si limitavano alla scansione di una fotografia. Per questo motivo venne deciso di rinforzare la sequenza del sopralluogo nell'appartamento di Leon, con la scena nel bagno in cui il protagonista trova tracce di Zora. Non essendo però più disponibile Ford, la scena venne interpretata da Vic Armstrong, la sua controfigura, travisato grazie a giochi di luci e inquadrature. Per la Final Cut del 2007, Ridley Scott chiese invece a Joanna Cassidy di tornare a vestire i panni di Zora per rigirare la scena in cui la povera, colpita alle spalle da Deckard, sfonda le vetrine prima di finire a terra esanime. La scena originale venne compiuta da una controfigura a cui venne fatta indossare una parrucca improbabile ed evidente, così insopportabile per Scott, che pretese, per la sua versione finale, di rigirare la scena con la Cassidy davanti a un blue screen, per poi applicarla all'originale. Philip Dick attenuò la forte diffidenza nei confronti del film soltanto dopo aver letto la sceneggiatura finale, che tutto sommato lo soddisfece.
Tale apertura portò i produttori a chiedere allo scrittore di novellizzare la storia del film in modo da accompagnarne l'uscita nei cinema e aiutare il pubblico a comprenderne i risvolti poco chiari o rimasti in sospeso. A Dick venne chiesto, in pratica, di adattare la sua storia complessa, brillante e originale a quella che altro non era se non una miserabile semplificazione della stessa. Allo scrittore venne però fatta un'offerta pazzesca: $400,000 sull'unghia, più una forte percentuale sul merchandise relativo al film. Ma Philip Kindred Dick andò su tutte le furie. Disse che non avrebbe tradito la sua preziosa creatura per una lurida operazione commerciale. E li mandò a fanculo. Dick comunque consentì a far ripubblicare il proprio romanzo con il poster del film stampato sulla copertina e il titolo di Blade Runner, sebbene mantenesse tra parentesi l'originale. Lo scrittore morì poco prima dell'uscita della pellicola e fece in tempo a vedere soltanto alcune sequenze che ebbero l'effetto di spazzare via il suo scetticismo iniziale, tanto da ammettere che visivamente Blade Runner ricalcava fedelmente il futuro da lui descritto nel libro. Il film è dedicato alla sua memoria. Blade Runner fu una delusione al botteghino, ma divenne ben presto oggetto di culto in tutto il mondo e punto di riferimento non solo cinematografico. Per Scott è il film più intimo e completo, così come lo è stato per Rutger Hauer. Alla novellizzazione, uscita nel 1982 ad opera di Les Martin, hanno fatto seguito fumetti, giocattoli e ovviamente videogiochi, uno nel 1985 e l'altro nel 1997. Nel 2017 è uscito un sequel, Blade Runner 2049, con Ryan Gosling nei panni del protagonista ed Harrison Ford a riprendere quelli indossati 35 anni prima. Il film, come il predecessore, non ha avuto grande fortuna al botteghino, rivelandosi una delusione. Forse a causa della trama un po' ovvia, forse perché il pubblico si aspettava di capire una volta per tutte chi o cosa era davvero Rick Deckard, la cui natura è invece destinata a perdersi nel tempo, come lacrime nella pioggia.